Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, siamo subito qui, ragazzi, a breve giro con il prepartita di Empoli-Cremonese che si giocherà domani sera alle 21 al Castellani. Quindi praticamente si riscende in campo, ragazzi, a due giorni dalla partita vinta appunto con la Virtus Entella, appunto per 5-2. Prima però, ragazzi, di partire vi invito come sempre ad iscrivervi, ad attivare la campanella, like, commentate, scrivetemi, che parliamo di tutta la Serie B appunto e dell'Empoli. Quindi, ragazzi, niente, a breve giro si ritorna subito in campo, ragazzi, e appunto si viene dalla vittoria per 5-2 sull'Entella. E ragazzi, allora, la formazione dell'Empoli appunto di domani io penso dovrebbe essere più o meno quella appunto che si è vista a Chiavari. Ragazzi, secondo me con Brignoli e con Bairami, che appunto dovrebbero ancora risultare positivi, quindi non ci dovrebbero essere, ragazzi. Poi dietro io penso che la formazione sarà praticamente quella vista con l'Entella. A centrocampo, ragazzi, io penso appunto che Bandinelli, che è uscito appunto per quella botta, non ci sarà. Quindi secondo me centrocampo quasi sicuramente appunto con Stulac, con As e con Zurkowski. Poi sulla tre quarti io credo che Moreo potrebbe partire dal primo minuto, anche insomma visto la buona partita che ha fatto quando è entrato. E ragazzi, in attacco io penserei, allora, sicuramente che Mancuso insomma sia confermato dopo i 4 gol, e poi ragazzi appunto vedremo chi la affiancherà, appunto se Lamantia, se Matos, insomma vediamo un po'. E allora, i precedenti, ragazzi, con la Cremonese abbiamo quello lì della stagione con Andreazzoli in casa, un 1-1, dove eravamo praticamente già promossi, quindi insomma una partita che sulla carta non contava niente. E poi abbiamo quello lì dello scorso anno, ragazzi, sotto la gestione, se non sbaglio, di Muzzi, un 1-1 con il vantaggio appunto di Stulac e il pareggio di Soddimo. E ragazzi, partita, allora, anche questa qui, ragazzi, una partita un po' strana, perché allora la Cremonese, ragazzi, si sta praticamente riprendendo solo adesso, insomma, da una partenza sicuramente non buona. Loro hanno 9 punti, ragazzi, noi insomma siamo secondi con 21 punti, quindi se guardiamo appunto la classifica non ci dovrebbe essere partita. Però ragazzi, sappiamo appunto che nel calcio i punti certe volte non contano, bisogna appunto bisogna essere bravi appunto a giocare la partita, a giocarsi le proprie chance quando insomma ti capitano le occasioni giuste. Bisogna appunto fare gol, ragazzi. Sulla carta appunto non c'è partita, però insomma questa Cremonese comunque si sta riprendendo, hanno una ottima qualità della rosa. Appunto mi viene in mente Strizzoli davanti, con Ceravolo, poi con Balzania, con Buonaiuto, con Castagnetti a centrocampo. Quindi ragazzi, insomma, loro hanno una buona qualità della rosa. Però ragazzi, noi appunto, anche noi abbiamo una squadra insomma che le ultime partite insomma fino a qui ha dimostrato insomma di essere una bella rosa, ragazzi. Quindi insomma io sinceramente non mi preoccupo, ragazzi, perché vista insomma la partita con l'Entella, come ho detto, sì, gara a doppia faccia, però ragazzi, se te non hai la mentalità giusta, sicuramente quel risultato con l'Entella non lo cambi. Noi siamo stati bravi appunto a cambiare quel risultato, ragazzi. Insomma, fare 5 gol in un tempo insomma vuol dire ragazzi che la mentalità è quella giusta. Poi come ho detto, ci sono anche gli altri in campo, ci può stare, ragazzi, di prendere gol. Noi ne abbiamo presi 2 con l'Entella, fortunatamente insomma sono stati 2 gol che poi non hanno influito sul risultato finale. Però ragazzi, insomma, io sinceramente
ho fiducia su, insomma, su questa squadra. Ragazzi, l'unica cosa, come continuo sempre a dire e non mi stancherò, non ci si può permettere, insomma, di buttare via un tempo, perché ragazzi, anche con l'entella, per quanto, insomma, si sia fatto bene, però ragazzi, un tempo comunque si è buttato via e non ci si può permettere, perché ragazzi, non sempre poi comunque, insomma, riesci a fare 4-5 gol. Ragazzi, cioè, magari se te butti via un tempo, poi insomma quella partita va a finire che la perdi poi, e questo insomma lo ha detto anche Dionisi appunto nel post partita con l'entella. E insomma, sotto questa aspetto, ragazzi, bisogna essere più bravi sotto questo aspetto, insomma, con la gestione soprattutto, ragazzi, dei primi tempi, perché è lì dove si va più in difficoltà di solito. Insomma, il secondo io penso, insomma, che la squadra, insomma, bene o male, anche quando prende gol comunque reagisce sempre, trova sempre appunto la via del gol, però ragazzi cioè prende troppo spesso quei gol che poi insomma alla fine insomma rischiano appunto di farti compromettere la gara. Cioè, al primo tempo appunto con l'Entella si è giocato troppo sotto ritmo, ragazzi. Se questa squadra appunto non gioca, non dico sempre a mille, però comunque insomma mantenendo appunto dei ritmi e con la concentrazione giusta, ragazzi, va appunto va sotto pressione anche appunto con squadre appunto come l'Entella, ragazzi, e con la Cremonese appunto non si deve fare lo stesso errore, insomma, con la Cremonese, perché insomma se no si rischia appunto di perderla, perché insomma la Cremonese sicuramente ha più qualità dell'Entella sia in mezzo al campo appunto che lì davanti. Però ragazzi, insomma, come ho detto, io sinceramente di questa squadra sono nel senso più che contento. Nessuno si sarebbe aspettato appunto di essere dove siamo dopo 11 gare. Insomma, siamo praticamente a 2 punti dalla prima classifica, ragazzi, e appunto per il tipo di stagione che la società ha detto di voler fare, insomma, essere lì davanti, ragazzi, non è per niente male al 14 di dicembre. Però poi ragazzi, certo, tutte queste belle cose vanno appunto poi confermate anche nel corso delle gare. Adesso ci sono insomma una bella serie di partite di fila, insomma, dove serve sicuramente che tutti i giocatori stiano al meglio della condizione. Ragazzi, purtroppo appunto Bandinelli appunto ha preso quella botta, poi appunto c'è i discorsi appunto delle positività al Covid, però ragazzi, quelli purtroppo insomma sono un problema di tutti, ragazzi. Il pubblico purtroppo insomma noi non ci possiamo essere sugli spalti a dare una mano alla squadra, e insomma anche qui ragazzi speriamo appunto di poter tornare presto, perché ragazzi sinceramente appunto c'è voglia di ritornare appunto a supportare il nostro Empoli. E quindi ragazzi, partita appunto non facile, però insomma ragazzi appunto 9 punti contro 21, insomma io penso che l'Empoli se la possa più che giocare questa partita, però ho detto ragazzi, a patto che insomma di partire subito con la mentalità giusta e di non buttare via insomma alla fine dei minuti, e poi insomma ci possono costare cari, ragazzi. E insomma i giocatori sono in forma, stanno bene anche insomma come condizione, insomma avete visto bene che insomma Stulaz ha fatto una gran partita, As idem, Zurkowski è rientrato bene, Mancuso ragazzi insomma ha fatto questo poco, e quindi insomma la squadra sta bene anche sotto insomma l'aspetto fisico e della corsa. Insomma, vediamo un po' ragazzi se riusciamo a vincere anche questa partita. E ragazzi, direi che non c'è nient'altro da dire. Noi ci vediamo appunto mercoledì mattina con il post partita. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi, like, commentate, condividete. Noi ci vediamo alla prossima. Un salutone a tutti. Ciao.